Logos Web Radio. Salve a tutti da Blogos Web Radio. Siamo giunti alla nona e ultima puntata della rubrica Scrusciu disturba il silenzio, grazie alla quale abbiamo conosciuto e approfondito dinamiche e caratteristiche dei vari sodalizi mafiosi, nonché i modi per poterli contrastare, dopo aver partecipato al seminario Mafia ed Antimafia, svoltosi all'interno della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. In quest'ultimo appuntamento abbiamo un ospite d'eccezione, Nando Dalla Chiesa, docente di sociologia della criminalità organizzata presso l'Università Statale di Milano, scrittore, ex parlamentare, ma soprattutto profondo conoscitore e promotore di numerose iniziative in favore della legalità. Lei è docente di sociologia delle criminalità organizzate presso l'Università di Milano. Appunto, volevamo iniziare a parlare di antimafia. Cioè, per quanto è importante secondo lei l'associazionismo nella lotta alle mafie? Riesce davvero a scalfire quella mentalità omertosa di territori ad alta concentrazione mafiosa, vengono originati questi fenomeni, e si può cercare di scalfire anche la mentalità a livello delle istituzioni, appunto, per quanto riguarda il territorio italiano, a livello nazionale? Credo di sì, le associazioni non sono di per sé buone, ci sono anche le associazioni che cercano di non occuparsi dei grandi problemi, di non aprire gli occhi, però diciamo che chi vuole aprire gli occhi ha bisogno delle associazioni, e una volta che le associazioni imboccano la strada della denuncia, della sensibilizzazione culturale, civile, politica, tutto diventa anche più facile per chi voglia avvicinare a certi temi, perché si sente più protetto, si sente più aiutato. Le associazioni danno forza e noi oggi possiamo fare alcune cose perché sono nate delle associazioni, dall'associazione anti-racket fino alla più grande che è Libera. Sicuramente Libera è stata sempre in prima linea a dimostrare la presenza delle associazioni e delle cooperative sociali nella lotta al sistema mafioso per quanto concerne la riqualificazione dei beni confiscati alle mafie, però ultimamente sono stati alcuni passi indietro da parte delle istituzioni, insomma penso al decreto sulle intercettazioni oppure al decreto della finanziaria 2009 che permetteva la vendita dei beni confiscati, quindi un passo indietro per quelle cooperative e quelle realtà che cercano di tramutare, di riconvertire nella legalità i proventi delle attività illecite. Insomma, quali sono le prospettive future dell'antimafia nell'ambito delle istituzioni, sia in Italia che a livello europeo, insomma, perché parliamo di fenomeni che non si restringono solo all'ambito del meridione o in ambito nazionale, ormai sono fenomeni di portata extranazionale, ecco, internazionale. Sarà una bella lotta, cosa dobbiamo dire? Sarà una bella lotta per respingere questa tentazione permanente che si avverte all'interno delle istituzioni politiche di correre in soccorso agli interessi mafiosi. Bisogna vedere chi sarà più forte, più tenace, chi resiste di più, chi ha più intelligenza per conquistarsi il consenso. Quindi queste misure sono misure negative. A livello europeo però è stata data un'indicazione positiva, cioè quella di estendere anche a livello europeo l'istituto della confisca dei beni dei mafiosi, quindi ci sono dei passi indietro e sono dei passi avanti, è un gioco continuo non starei per dire una guerra di trincea, perché non è vero, a volte poi qualcuno balza in avanti, uno o l'altro, però nulla è dato, sicuramente non è un'avanzata pacifica, però è un'avanzata possibile. Secondo lei ci sarà un futuro appunto in cui si potranno sconfiggere le mafie? Ci sarà, io penso di sì. Auguro di cuore, grazie ancora. Salve. Arrivederci. Ringraziamo il dottor Dalla Chiesa per averci concesso l'intervista. Inoltre vanno ringraziati la professoressa Stefania Pellegrini, la dottoressa Antonella De Blasio e l'associazione Libera, promotrici del seminario Mafia ed Antimafia all'interno della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. Un ulteriore abbraccio a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di queste interviste: Giusy Gullo, Roberto Meloni, Toni Amatulli e Sara Carboni.
Un saluto da Giulio Ferrante, Logos Web Radio, www.elblogos.it.